26 settembre 1997. Un sisma colpisce duramente l'Umbria e le Marche, producendo danni gravissimi alla Basilica di San Francesco in Assisi e ai suoi celebri affreschi. I danni non sono irreparabili, ma tutta la volta della Basilica Superiore è attraversata da una ragnatela infinita di lesioni e interessata da due grandi squarci da cui erano crollati 180 metri quadrati di decorazione pittorica della fine del 200. Ecco, siamo dinanzi alla facciata della Basilica Superiore, ora restaurata, e il giorno del terremoto, subito dopo, la situazione era molto più drammatica. Non si vedeva nulla all'interno perché il polverone sollevato dal crollo delle volte nascondeva tutto. Dunque era la notte tra il 26 e il 27, alle 2:32, che ci fu una prima scossa di terremoto di magnitudo 5-6, dunque una scossa molto forte. Ricordo anche che la mattina presto il padre custode aveva chiamato il Centro Nazionale Sismico per assicurarsi, perché sa, l'idea di riaprire le basiliche, però ad Assisi era un po' tutto normale, le scuole aperte, insomma, veramente eravamo tutti tranquilli. Invece alle 11:42 c'è stato questa enorme, un boato enorme. Aiuto! Aprite le porte! Ma calmo, siamo calmi! Ci siamo? È stata una scossa di duratura sussultoria e ho visto le volte aprirsi. Cioè io ho alzato la testa perché stavo al centro, stavo sull'altare, ho alzato la testa, ho visto le volte che si aprono e tutto che ballava, si perdeva l'equilibrio. Cioè guardando in aria con l'effetto della luce sembravano tanti coriandoli che scendevano dal... E poi a un certo punto per istinto ho dato un salto dall'altare, che è stata mortalmente quella la salvezza mia, ma un istinto naturale che credo venga a tutti. Però non riuscivo a vedere più niente, sentivo solo voci gridare aiuto e nella basilica non si vedeva, tant'è vero io ero convinto che fosse crollata tutte le volte. Poi qualcuno ha aperto la porta del transetto, del retro del transetto, che accede verso il chiostro di Sisto IV, e questo fascio di luce che è entrato mi ha permesso a me e ad altri a uscire fuori. Tant'è vero che poi si vede, c'era un camera in questa immagine, il momento in cui esco, ma veramente mi mancava completamente l'aria. Dopo io non ricordo più nulla, perché mi ricordo solo che mi hanno messo su una macchina della polizia e poi mi sono trovato su un prato di ospedale tutto intubato. Però diciamo in un certo senso stavo bene lì per lì. E poi nel primo pomeriggio furono trovati i due frati morti e due tecnici della sovrintendenza. Che è stato anche, diciamo, sfortunati, perché loro stavano per uscire dalla basilica. Solo che è stata fatale, perché se avesse guardato in alto, molto probabilmente, si parla col senno di poi, vedendo come ho visto io la volta aprirsi, oppure chi stava vicino a me, la volta, ci siamo messi un po' tutti al riparo, lì invece si vede il contrario, si vede che il crollo, dalle immagini e delle riprese televisive, si vede che il crollo sta a metà
è che loro vanno sotto. Vanno sotto perché? Perché loro stavano all'ingresso, stavano per uscire senza guardare in alto. Infatti, se voi vedete le immagini, si vede che il crollo già, questo nuvolone sta a metà altezza della navata, dell'altezza della chiesa, e questi che vanno sotto. Lo sgomento è immenso, ma si incomincia subito a lavorare, senza tregua. I frammenti, man mano che venivano recuperati da volontari restauratori, setacciando le macerie, venivano ricoverati in tende installate per l'occasione dal Servizio di Protezione Civile nello spiazzo antistante la Basilica. Al sopraggiungere dell'inverno si riuscì a trasferire le cassette con i frammenti recuperati in un ambiente del Sacro Convento, lo stallone di Sisto IV, uno dei pochi ad essere rimasto agibile. Pur trattandosi di un locale non troppo ampio, la soluzione era stata preferita ad altre più funzionali perché consentiva di non decontestualizzare i frammenti. Intanto, un pensiero fisso assillava i tecnici del Ministero e i Vigili del Fuoco. Come effettuare i primi interventi sulla volta della navata della Basilica Superiore senza rischiare l'incolumità degli operatori? Il rischio di nuovi crolli era concreto. Tutta la volta della Basilica Superiore era attraversata da una ragnatela infinita di lesioni che ad ogni scossa di assestamento diventavano sempre più pericolose. La soluzione è stata quella di costruire nel sottotetto dei ponteggi pensili che non andassero a gravare sulla volta già pesantemente lesionata. Erano ponteggi ancorati al tetto dell'edificio e calati attraverso i due squarci della volta, ai quali si accedeva da una passerella anch'essa sospesa al tetto. A questo punto poterono cominciare i lavori all'interno della Basilica Superiore. Oltre al recupero delle macerie ancora rimaste sul posto, c'era la necessità di montare un ponteggio per poter arrivare alla volta lesionata. Intanto, il lavoro di recupero e di catalogazione dei frammenti degli affreschi crollati continuava senza tregua. Sono state recuperate centinaia di migliaia di frammenti piccolissimi e perciò irriconoscibili. I frammenti recuperati dal crollo della zona d'ingresso, quella con gli otto santi, la vela di San Girolamo e il costolone, sono circa 80.000, mentre dai materiali crollati sopra l'altare, recuperati quando la volta era ancora a rischio di crollo, sono stati selezionati circa 200.000 frammenti. Di questi circa 80.000 appartengono alla vela stellata e al costolone e 120.000 alla vela di San Matteo di Cimabue. Non si trattava quindi di operazioni facili, sia perché i frammenti recuperati erano ben lontani dal costituire il 100% della superficie crollata, sia perché erano di dimensioni minime, generalmente inferiori ad una moneta di un euro e per di più con i bordi sfrangiati. Ciò nonostante, e nonostante lo scetticismo da cui era circondato il gruppo di lavoro, già nel primo anniversario del sisma l'intera figura di San Rufino era stata ricostituita. Visto l'alta percentuale dei frammenti recuperati dalla zona dell'ingresso e la buona probabilità di ricostruire molte figure andate distrutte, è stata presa una decisione molto importante per completare il recupero delle vele crollate. Quella di ricollocare al loro posto le immagini recuperate. Rimaneva però ancora un problema da risolvere. Quale metodo impiegare per completare le figure danneggiate? Si procedette ancora una volta secondo il metodo, caro all'Istituto Centrale del Restauro, dell'intervento campione o intervento pilota, scegliendo allo scopo la coppia di santi più significativa sotto l'aspetto tecnico, i santi Rufino e Vittorino. L'opzione di fondo, anche se in via provvisoria e sperimentale, fu pertanto quella di non reintegrare in maniera mimetica l'immagine,
limitandosi a ricostituirne l'unità potenziale tramite l'abbassamento ottico delle lacune. Del resto, in perfetta sintonia con quanto era stato fatto precedentemente nel trattamento delle lacune delle pitture rimaste in situ.